Si riparte da centrocampo, secondo tempo dell'incontro di calcio nel derby dell'Alta Irpinia tra la Giuseppe Sigonolfi di Sant'Angelo dei Lombardi e il Lioni. Il primo tempo è terminato 1-1. Vediamo adesso questo secondo tempo. 1-1, tutti e due i gol, ricordiamo, sono avvenuti su due calci di rigore, sia dall'una che dall'altra parte. Ci prova adesso appunto Sesa, pallone che termina nelle mani di Raffaniello. Lioni che si ripropone in fase offensiva. Pallone al numero 10, Pezzella. Pezzella in gioco, fallo secondo, anzi l'arbitro sostiene che la palla sia uscita fuori dal rettangolo di gioco. Pallone alla sua terra, la sfera in profondità. Rosso-blu in azione. Lioni che si rilancia in avanti, tentando con Ciotta di poter penetrare in area di rigore. Rimessa laterale rosso-blu. La Sigonolfi riprende possesso della sfera, il lancio in verticale, pallone diretto al numero 4 Perna per l'arbitro e fallo, punizione. Rosso-blu in avanti, il lancio termina direttamente nelle mani di Giove, pallone al numero 2 Raffaniello. Pallone in out. Palla in out, il numero 4 Perna cerca di spazzare la palla fuori, ci riesce. Rosso-blu in azione, di gioco. Si riparte con il numero 11, Ciotta. Pallone al numero 3, Perna. I rosso-blu avanzano. Di Pietro, il Lioni tenta di raddoppiare il risultato. Pallone al numero 11 Ciotta, si ripropone in area di rigore, il suo sinistro termina sul fondo. Si continua a mietere gioco da parte della squadra del Lioni, la palla termina fuori. Lioni in azione di gioco, la palla alla squadra della Giuseppe Sigonolfi, sfera in out. Pezzella, il sinistro, pallone che termina alto sulla traversa, ottima l'intenzione del numero 10, eccolo nelle immagini, Pezzella del Lioni. Si ritorna a giocare con la Sigonolfi in fase offensiva. Fallo secondo l'arbitro su Pezzella. Punizione. Di Pietro, il lancio fermato, pallone al numero 11 Sesa, il cross, un tentativo che però
termina fuori. Fondo area, batte il numero 1 da Faniello, il sinistro, pallone oltre il centrocampo. C'è un batte e ribatti tra le due metà campo, fallo secondo l'arbitro, punizione. Punizione, pallone al numero 2, l'arbitro fa ripetere. Raffaniello, la palla viene versata al centrocampo, ancora Raffaniello in gioco. Pallone al numero 8, Masullo, la triangolazione di Pietro, ferma il gioco e lancia in profondità. Una sfera per il numero 9. Cordasco Marina, al centravanti della Siconoffi. La squadra comunque di Sant'Angelo dei Lombardi recupera palla e si lancia in profondità. Palla per il numero 9, appunto Marina. Il cross in area di rigore. Marina vicino al gol per Giuseppe Siconoffi. Ma il Lioni si lancia adesso in profondità. Cordasco, pallone in area di rigore. Giuseppe Siconoffi in azione. Il lancio fermato dal numero 5 Matteo Di Pietro. Si gioca all'indietro Miele. Palla deviata. Garofalo, ancora Garofalo in gioco. La sfera al numero 7, Miele. Ciotta, palla fuori. Intanto c'è una sostituzione sulla panchina della Giuseppe Siconoffi, molto giovane in la new entry, eccolo nelle immagini. Entra in campo il numero 13 De Vito ed esce il numero 6 Braccia. Bella partita la sua. Ed ecco appunto mister Sicuranza che sta impartendo lezioni di gioco. Il cross, Giuseppe Siconoffi in azione. Il lancio proprio per De Vito, attenzione, palla nelle mani di Raffaniello. Ecco le immagini di De Vito, il suo ingresso è risultato molto positivo. Prima azione per lui in fase offensiva, la palla numero 8, Masullo. Lancio ancora per De Vito, molto fresco, giovane De Vito, il cross e ottiene un corner. Ottiene un corner De Vito. Si responsabilizza di lanciare il pallone in area di rigore proprio De Vito, anzi è rimessa laterale, De Vito. Fazio. Tekel, pallone che termina fuori, rimessa laterale, batte il numero 4 Perna nelle immagini.
L'incarico viene affidato al numero 7 Miele. Rosso-blu ripartono dall'area di rigore. Pallone bloccato sulla tre quarti, il numero 8 Masullo. Sigonolfi in azione. Contrasto di rosso-blu. Tiro finale ribattuto. Il lancio in area di rigore per De Vito. De Vito subito pronto in area di rigore, giovane che ha queste caratteristiche particolari di essere un opportunista, di trovarsi pronto sulle palle. Pallone al numero 1 Raffaniello che blocca. Il lancio di sinistro. Il tegel fermato dalla Sigonolfi. Il Lioni si lancia in avanti per creare un'azione degna di nota. Il risultato, ricordiamo, fermo tra 1-1 tra Lioni e Giuseppe Sigonolfi di Sant'Angelo dei Lombardi. Lioni in azione. L'arbitro fischia un fallo. In pratica, secondo l'arbitro, c'è stato un controfallo. Quindi Sigonolfi di nuovo in azione. Anche c'è l'errore da parte della squadra Sigonolfi. Di conseguenza rimessa laterale per il Lioni. Bisogna stare attenti sulle rimesse laterali. Il cross, pallone che termina sul fondo. Il Lioni affonda le sue radici nell'area di rigore della Giuseppe Sigonolfi, ma la squadra di Sant'Angelo dei Lombardi sta ben attenta e ferma il gioco. I rosso-blu avanzano. Tiro finale, bravissimo, il numero 10, Pezzella, davvero un giocatore molto tecnico e preciso. Da parte del Lioni che va vicino al gol. Ed ecco Ciotta, partita combattuta, bravo De Vito che in questo caso ha la meglio. Rimessa laterale. Fallo, punizione. Pallone sul laterale sinistro. C'è l'avanzata. Il lancio per De Vito e l'arbitro fischia la posizione irregolare, però come avete potuto vedere De Vito subito pronto sul pallone. Fondo area. Raffaniello. Il lancio del numero 2 Raffaniello, per l'arbitro è giocata pericolosa. Punizione. Punizione per il Lioni di Pietro.
Di Pietro sul pallone. Tiro finale ai limiti dell'area di rigore e l'arbitro però fischia un fallo di braccia o di mani, l'arbitro quindi fischia una punizione a favore della Siconolfi. Di Pietro, palla a terra, giocatore a terra, l'arbitro fischia una punizione, il numero 9 Marina, oh, scusate, Cordasco è a terra, batte Di Pietro. Il lancio in verticale e si riparte con la manovra offensiva della squadra della Siconolfi. Pallone per tiro finale vicino al gol, il numero 9 Marena. Ecco nelle immagini l'uomo di punta in area di rigore per la Giuseppe Siconolfi, Marena, il suo interno destro davvero pericoloso, stava realizzando il 2-1. Corner dalla bandierina la Siconolfi. Intanto attenzione, c'è una sostituzione, esce il numero 11 Ciotta, ed entra un altro giocatore del Lioni in attesa di questo corner, il numero 16 Pepe. Il cross, pallone ribattuto, è entrato Pepe quindi per il Lioni, l'apertura in verticale per il numero 5 ossia Nittoli, palla fuori. Punizione. Il lancio in verticale, sfera fermata dai rossoblù, palla a terra, c'è una spinta su De Vito. Davvero De Vito è un giocatore importante per la Siconolfi. Come gioca, come si muove, è un giocatore, poi si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, è un giocatore che serve, molto utile. Batte il numero 5 Nittoli. Pallone ai limiti, la girata, il pallonetto, la Siconolfi tenta di nuovo l'assalto in area di rigore cercando di poter promuovere un'ulteriore azione degna di nota. Fondo area, batte il numero 1 Raffaniello. La Siconolfi avanza, palla al numero 7 Miele, De Vito, il suo pallonetto molto grintoso, vedete, svetta di testa, secondo l'arbitro ha commesso fallo, punizione, però molto bravo, molto giovane, i rossoblù avanzano, il numero 9 Cordasco, il Lioni ci prova, il cross ribattuto, il Lioni poteva raddoppiare il risultato. Da Giuseppe Siconolfi, adesso si rilancia in avanti, lancio sul laterale sinistro,
tiro finale, i rossoblu riescono a ribattere. Ancora Di Pietro per l'arbitro e fallo, punizione a terra De Vito. Una giovane pedina molto utile per la Siconolfi, che è entrato in questo secondo tempo e che subisce il fallo. L'arbitro richiede l'assistenza infermieristica. Riparte da una punizione a favore dei rossoblu. L'arbitro così ha deciso, l'arbitro russo di Ariane Irpino. Risultato inchiodato sul risultato di 1-1. Il derby dell'Alta Irpinia comunque è stato generato e creato da numerose azioni di gioco. Intanto c'è un fallo, l'arbitro lascia continuare, Pezzella si lamenta. Il derby è stato giocato appunto sotto l'insegna della creazione di numerose azioni di gioco. Intanto la Siconolfi avanza, recupera ancora il numero 9. Passaggio arretrato in area di rigore. Marina, poi la palla giunge, trova destinatario il numero 1 Raffaniello. Il sinistro. Fallo, punizione. Intanto c'è una sostituzione. Aspetta, punizione per il Lioni. Chi è entrato? No. Punizione per il Lioni. Batte Di Pietro. Ci prova da oltre 30 metri. È il tiro abbastanza interessante. Ecco le immagini di Pietro, giocatore fondamentale per la squadra del Lioni. Attenzione, c'è una sostituzione. Entra il numero 18 De Vito ed esce il numero 7 Garofalo, che è andato molte volte vicino al gol. Entra il numero 18 De Vito. Fondo area. È entrato anche Pepe per il Lioni, ricordiamolo. Rossoblu che avanzano il passo, ma la Siconolfi tenta un assedio. De Vito. Fazio. Pallone sul laterale sinistro. L'apertura in area di rigore, la Siconolfi. E poi viene sottratto il pallone. I giocatori della Siconolfi recriminano in pratica l'angolo, il corner, ma l'arbitro decide in modo molto netto di attribuire il fondo area alla squadra del Lioni. Batte Raffaniello. Pallonetto, tiro da pallonetto, però bravo Raffaniello, ottima l'iniziativa della Siconolfi, che è andata di nuovo vicino al gol. Sinistro. Siconolfi in azione, pallone in verticale, la Siconolfi cerca di poter realizzare un'azione ulteriore degna di nota. Ottiene una rimessa laterale col suo numero 11 Sesa. Se ne incarica il numero 3 Camerlingo. Sesa. Bravo Sesa, ma i rossoblu perdono palla di nuovo. C'è un tackle e il Lioni ha la meglio e si rilancia in avanti in contropiede tentando, e l'arbitro sostiene attraverso le contestazioni in campo dei giocatori che la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Sfera al numero 8 Masullo, controfallo. Ammonisci, ammonisci.
ecco, quarto d'ora. Rimessa laterale, batte il numero 2 Colantuono. Ancora il Lione in azione. Non lo so, in questo caso l'arbitro ha fischiato un fallo. Punizione. Sigonolfi. La Sigonolfi, bravo il portiere, in questo caso Raffaniello, che ha salvato la porta del Lioni, rimanendo inalterato il risultato, fermo sull'1-1. Sesa, bravissimo, si libera di due giocatori e recrimina una punizione, ma l'arbitro fa scorrere il gioco. Poi Lioni perde palla. Rossoblu in azione, l'apertura per Pezzella. Il lancio in profondità, sfera fermata da Raffaniello. Eccolo nelle immagini. Il sinistro di Raffaniello, pallone oltre il centrocampo. La Sigonolfi avanza. Pallone sul laterale sinistro. Convincente la manovra della Sigonolfi. La palla attraversa tutta l'area di rigore e va vicino al gol, la compagine di Mister Sicuranza. La palla però termina sul fondo. Fondo area. Raffaniello sul pallone. Sinistro. Pallone che termina fuori. Si continua a mietere il gioco con la Sigonolfi in azione. Pallone arretrato. Il cross, pallone che viene ribattuto, ricordiamo che il Lioni gioca in 10 uomini, quindi è penalizzato praticamente per quanto concerne la quantità numerica dei calciatori, è penalizzato soprattutto nelle azioni offensive perché poi deve rientrare, quindi consuma più energie. Dal corner la Sigonolfi ci prova. Vediamo lo sviluppo di questa azione. Il sinistro. Pallone ribattuto dai rossoblù. Ed ecco Pezzella. Pezzella in gioco. Fallo, punizione. Abbiamo qua Mister Caruso. Eccolo le immagini. Intanto il Lioni avanza. Bravissimo Pezzella. Pezzella. E l'arbitro è punizione. Il rossoblù in azione. Battono la punizione.
Di Pietro. Il sinistro rasoterra blocca il numero 1 Giove, che rappresenta la massima garanzia per la squadra della Giuseppe Sigonolfi di Sant'Angelo dei Lombardi. In lancio oltre il centrocampo. Palla a terra. Passaggio arretrato. I rossoblù avanzano, del Lioni. Perdono palla. I giocatori della Sigonolfi avanzano con Fazio. Fallo, punizione. Mancano poco più di 7 minuti alla fine della gara, un derby, il derby dell'Alta Alpinia in questo momento è sull'1-1, ma è stato giocato con la creazione di numerose azioni in area di rigore molto belle, che hanno consentito al pubblico di poter applaudire gli autori delle azioni più belle condotte in area di rigore. Pallone per la Sigonolfi. Marina, palla fuori. Fondo area. Il sinistro. Pallone a centrocampo. Si continua a condurre l'iniziativa. Pallone per Fazio, ai limiti, De Vito. Il Lione avanza. C'è un contrasto. L'arbitra decreta la rimessa laterale. Cordasco, Di Pietro. Squarciafico. Il cross fermato. De Vito spazza via, ancora Pepe. Il tiro cross in area di rigore termina sul fondo tra gli applausi del pubblico. La platea è piena anche verso fine gara, come si può vedere dalle immagini. Il pubblico delle grandi occasioni per vedere questo derby. Fondo area, batte Giove. C'è l'avanzata della Giuseppe Sigonolfi. Palla che viene persa. Rossoblù aumentano il ritmo. La palla in area di rigore, spunta un'iniziativa incredibile, blocca il numero 1 Raffaniello, si riparte dalle retrovie. Pallone al numero 10 Pezzella, palla a terra. Secondo l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di nuovo, attenzione. Rimessa laterale a fuori di rosso-blu. Pezzella. Di Pietro,
fallo. Punizione. Di Pietro, il destro di Di Pietro, pallone che termina alta sulla traversa. E adesso praticamente il Lioni gioca in 9 contro i 10 giocatori della Giuseppe Siconolfi. Fondo area. Rosso blu in azione. Pallone al numero 7, Miele. Il cross rosso blu che ribattono. Tiro finale. Vicino al gol la Giuseppe Siconolfi. Fondo area. Batte appunto Raffaniello. Il lancio. Pallone rosso-blu. Il numero 13 Santoro. Passaggio arretrato per Martone. Raffaniello sulla sfera. Palla in profondità. La Siconolfi ci prova. Marina. Il cross. Tiro finale. Fuori gioco. Palla che termina fuori. Rimessa laterale. Per il Lioni. Risultato fermo sull'1-1 tra Giuseppe Siconolfi di Sant'Angelo dei Lombardi e il Lioni. Palla in verticale, sfera fermata. Il dribbling, il Lioni avanza con il suo numero 18 De Vito. Ci prova De Vito, passaggio arretrato, sfera che termina fuori. Rimessa laterale. E ci si rilancia in avanti con la Giuseppe Siconolfi in velocità. Palla per De Vito. Scontro e l'arbitro fischia e ferma il gioco. A terra un giocatore della Giuseppe Siconolfi in uno scontro di gioco. Punizione. Battono i giocatori della Giuseppe Siconolfi quando ormai siamo agli sgoccioli della partita.
tiro finale, pallone che termina alto sulla traversa. In lancio, pallone per De Vito, Sobrù in azione, in gioco il numero 2 Raffaniello, palla nelle mani del numero 1 Raffaniello che blocca il sinistro, c'è l'avanzata di Fazio, fallo, punizione. C'è una sostituzione, entra il numero 16 De Vito al posto del numero 11 Sesa che è uscito. Punizione, il destro che termina alto sulla traversa. A momento l'arbitro dovrebbe finire di condurre questa gara, quindi dovrebbe fischiare. Una a una il risultato tra Giuseppe Siconolfi di Sant'Angelo dei Lombardi e Lioni, fondo area, in lancio, Rossoblù in azione, il Lioni ci prova ma Giove non sta a guardare. La Siconolfi incrementa il suo ritmo di gioco lanciandosi in avanti, tentando un assalto in area di rigore. Pallone numero 7, Garofalo. Rossoblù che fermano definitivamente il gioco. Finisce la partita, quindi il derby dell'Alta Alpinia termina con un pareggio secco di 1-1. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima gara.